È stato un incontro molto proficuo, quello con i commissari prefettizi del comune di San Cataldo, comune sciolto per mafia come è noto, ma anche afflitto dalla problematica del dissesto finanziario. Comune che sta vivendo una grande difficoltà dopo anni di efficienza, questi ultimi anni certamente sono stati molto problematici, da qui appunto la nomina da parte del Ministero dell'Interno di questa commissione. I commissari ci hanno accolti con grande disponibilità, è venuto fuori un incontro molto positivo. Quello che state vedendo qui è l'agenda che ha contenuto tutte le note e tutte le criticità che abbiamo sollevato. Abbiamo avuto delle risposte concrete, i commissari sono presi impegni soprattutto sotto un profilo temporale, oserei dire un cronigramma, cioè la possibilità di dire faremo questo entro questa data, faremo quest'altro entro quest'altra cosa, in quest'altra data e così via e così via. E all'interno di questo ci siamo permessi di dire che sull'associazione disabili, che tanti benefici danno anche a popolazioni svantaggiate, ci sarà la possibilità in tempi rapidi di poter intervenire, così come anche sul problema immondizia, esercitando in maniera forte il potere che evidentemente deriva dall'essere commissari prefettizi straordinari. La problematica dei rifiuti solidi urbani sarà affrontata in maniera adeguata sotto un profilo contrattuale anche con l'azienda che doveva smaltire questi rifiuti, che però a quanto pare è venuta meno ai suoi doveri. Non ci sono dubbi che anche ci sono stati impegni sulla problematica del Santa Fara, il quartiere di San Cataldo oggetto di un finanziamento ormai ai tempi dell'amministrazione Torre Grossa di oltre 5 milioni di euro, di fatto però sono passati quasi 10 anni, continua a essere un'incompiuta. Anche in questo caso ci sono stati dei tempi molto precisi che sono stati inviati all'amministrazione. In prospettiva invece ci sarà la possibilità di andare a spiegare al fondo, a poter attingere, scusate, al fondo straordinario per i comuni sciolti per mafia, risorse utili per poter garantire investimenti. Sono già arrivati 200.000 euro per le prime emergenze, ne arriveranno tanti altri, ovviamente queste somme saranno utili per i comuni, per realizzare concretamente opere necessarie. C'è stato anche un impegno per la programmazione futura, soprattutto delle figure tecniche che sono quelle che devono aiutare concretamente i commissari, in particolare il segretario comunale, che è stato salutato con grande favore, con grande successo il nuovo segretario, certamente positiva la sua azione sin dai primi giorni. La stessa cosa accadrà con i sovraordinati, cioè i dirigenti che dovranno supportare i commissari. Anche qui tempi rapidissimi. Ci è stato garantito che saranno sciolti i contratti svantaggiosi e saranno invece potenziate la viabilità, i servizi ai vigili urbani e anche i regolamenti comunali saranno cambiati per rendere più efficiente il tutto. Insomma, mi pare di poter dire che sono state date delle risposte serie e l'appuntamento è da qui a un mese, perché il 31 di gennaio il comune dovrà approvare il rendiconto, che purtroppo risulta carente sin dal 2018, quindi troppi anni indietro. L'impegno è stato preso che entro il 31 gennaio sarà approvato, e approvando questo strumento contabile, come è noto, ovviamente tutta un'altra serie di cose programmate potranno essere realizzate. Penso che questa prima puntata, perché sarà la prima di una lunga serie di incontri, abbia sortito gli effetti positivi. Siamo contenti anche che la Lega sia stata vigile sul pezzo, capace di poter dare risposte concrete e soprattutto di poter far capire che c'è una vigilanza seria nei confronti